Ciao ragazzi, bentrovati. Allora, siamo giunti ad ottobre, ma io volevo farvi vedere la seconda parte degli acquisti del mese appena terminato, ovvero il mese di settembre. E poi c'è un piccolo spazio per polemizzare, ma adesso dopo vi dirò in cosa consiste. Ma iniziamo subito con gli acquisti, la seconda parte di questo mese. E devo dire che sono quasi tutte esclusivamente a sfondo oro. Allora, i primi due quali sono? I primi due portano la firma del grandissimo Dario Argento. E ho recuperato da Zabbi questo, il gatto a 9 code. Allora, questo film qua io lo possedevo già dell'Arrow Video in Blu-ray, però devo dire la verità, non mi piaceva tanto la copertina rossa, anche l'artwork. Adesso che è uscita questa edizione magnifica in 4K, non l'ho presa al day one, l'ho messa nel carrello lì su Amazon, sul Zavvi non l'ho ordinata, su Amazon era nel carrello, il prezzo altalenava, si abbassava, si alzava, si abbassava, si alzava. A un certo punto l'ho presa al prezzo più basso, perché un giorno l'hanno messa addirittura sotto abbondantemente i 40 euro, tipo 35-36 euro, e a quel punto lì non potevo farmela scappare. Così ho messo in vendita l'altra e ho recuperato questa. Edizione magnifica, come tutte o quasi quelle della Arrow Video. Sul film poco da dire. È uno dei film del grandissimo Dario Argento, quando veramente attingeva a tutto. Ha tutta la sua capacità da regista e tirava fuori di quelle pellicole da urlo. Poi, secondo film che ho recuperato di Dario Argento, in questo caso stesso discorso per quanto riguarda un po' la stessa storia del gatto a 9 code, in questo caso però l'ho recuperata da Matteo, che io ringrazio perché anche lì la stavo monitorando su Amazon. A un certo punto, così come se mi avesse letto nel pensiero, Matteo, che è iscritto anche al gruppo Telegram e vi invito a scrivervi, doveva vendere questa edizione sigillata. A un certo punto allora ci siamo messi d'accordo e l'ho presa io. E sto parlando dell'Uccello dalle piume di cristallo, bellissima edizione, anche questa in 4K. In questo caso invece l'abbino all'altra mia edizione Blu-ray che possedevo già, perché mi piace molto l'artwork, che poi il film. Mi sono affezionato tantissimo a questo film qua. Vedete, questo è il Blu-ray che io già possedevo e questo è il 4K. Abbinamento perfetto. Adesso aspettiamo a fine di questo mese, quando uscirà, sempre per Dario Argento, il capolavoro Profondo Rosso. E poi anche un'altra cosa, perché lo recuperate, perché qui la costina, vedete, tutta nera, anche di Pred, Profondo Rosso sarà tutta nera, mentre quella che possedevo prima era lo sfondo, la costina era rossa. Insomma, volevo fare la colorimetria uguale, e allora ho deciso di fare così. Bene, dopo queste due edizioni passiamo e proseguiamo con l'horror, una steelbook di un film che mi è piaciuto tantissimo, ma come il primo. Qui, ragazzi, c'è da fare silenzio perché ogni rumore può essere fatale. Sto parlando di A Quiet Place 2 ed eccola qui, ragazzi. Questa è la stilla, bellissima. Emily Blunt, diretto da John Krasinski, che in questo caso, come nel primo capitolo, lui praticamente fa una tripla parte, ovvero regista, attore, anche se in questo secondo capitolo fa proprio pochissimo, quasi dei camei all'inizio della pellicola, e poi si dedica totalmente a visionare e a girare il film. E poi, vabbè, il terzo, diciamo, il terzo posto lo occupa come marito di Emily Blunt. Forse per quello non voleva stare vicino a Emily e la voleva solamente dirigere. Però bellissimo film, devo dire, stupendo. Poi c'è chi ha preferito il primo, il secondo, ma io devo dire che veramente si attesta su altissimi livelli, e vedremo se ci sarà il terzo capitolo. Comunque, pienamente soddisfatto, l'avevo visto al cinema, l'avevo anche recensito con il buon Damiano del Mattino all'Horror in Bocca. E still, bellissimo. Poi proseguiamo con l'horror, un bellissimo film anche questo. Proseguiamo con un altro film, sempre a tema a sfondo horror, prodotto dalla Midnight Factory, ormai ci ha abituato a dei grandissimi film.
Run con la bellissima e bravissima Sara Paulson, che avevamo già visto nella serie TV American Horror Story e più recentemente anche in Ratched, dove interpretava la mitica infermiera di Qualcuno volò sull'ido del cuculo. Film, ragazzi, meraviglioso, a tratti inquietante, come dice qua, la mamma sarà sempre con te, impossibile distogliere lo sguardo. Veramente, che cosa non fa l'amore di una mamma? Devo dire che veramente è stata una sorpresa questo film, si attesta su altissimi livelli e mette veramente inquietudine, ragazzi, un thriller psicologico che attinge anche a dei capolavori di Alfred Hitchcock. Possiamo notare proprio quasi un omaggio del regista al mitico attore britannico, al mitico regista britannico, e perciò consigliatissimo, veramente bellissimo, Run. Bene ragazzi, questi erano gli acquisti, ma c'era un altro, ma l'ho messo diciamo in quest'ultimo frangente perché l'ho messo un po', ho voluto dire un po' l'angolo della polemica. Perché? Perché ci sono delle cose che fanno imbestialire me e fanno imbestialire un po' anche alcuni collezionisti. Allora, l'altro film che ho preso è questo, e qui adesso vi spiego dove sta la polemica. Ho preso questo cofanetto, il cofanetto di Fantozzi, edizione esclusiva, tiratura limitata. Sulla costina possiamo notare che questo cofanetto è limitato a 200 copie, questo è il numero 44. Che cosa contiene? Contiene due Blu-ray, le due versioni di Fantozzi, una che era stata diciamo del 2015 e una diciamo hanno attinto a ridisegnare, a visionare la colorimetria e altri, diciamo, e altri aspetti hanno aggiustato. E vabbè, fino a qua ci sta. Ma quello che non capisco è questo: hanno fatto il DVD La voce di Fantozzi, un documentario che interroga tanti personaggi del mondo dello spettacolo e poi l'ultima intervista all'attore ligure. Però questo DVD qua, ragazzi, che cosa succede? Quando voi lo inserite, praticamente non parte direttamente perché ha dei problemi il disco, ovvero si aprono delle cartelle dati. Allora, certi lettori lo leggono, o meglio, il mio che è un Panasonic, tu metti, vedi proprio la cartella, schiacci dove c'è video, vi apparirà un'altra cartella, schiacci play e parte. Vabbè, è una rottura, ma è così. In certi non parte proprio, perché c'è stato un problema. Ma io dico, e qui l'angolo della polemica, ma non c'è uno che visiona, tu vieni pagato per quello. Cioè io lo trovo una cosa scandalosa. Adesso praticamente cosa succede? Basta fare una foto che ha comprato questo film qua, a mandarlo alla Mustang Video e poi vi sarà recapitato a casa. Ma va bene, lo posso anche fare, ma perché? Cioè tu paghi uno che non fa il suo lavoro, tu devi visionarlo, cioè non è uno che ti è scappato a tutti. E penso che tu 200 edizioni così, per un collezionista è una cosa oscena. Cioè io devo fare la foto, perdere tempo, mandartela, perché tu non sei in grado di fare il tuo lavoro, tu sei un incompetente, tu dovresti chiedere una lettera, dovresti fare una lettera di scuse, ma veramente, regalarlo, questo qua, dire scusate abbiamo sbagliato, vi mando il disco e vi mando anche i soldi indietro, perché io penso che nel 2021 tu non puoi fare, una mancanza di rispetto verso chi ama il cinema e chi colleziona. Cioè io penso che uno ti può scappare, dice mi è scappato uno, è un errore. Non 200, vuol dire che tu quando l'hai messo dentro ti facevi i cavoli tuoi tranquillamente, tanto chi se ne frega. I soldi però li hai presi, vergognoso. Poi passiamo a un'altra vergogna invece, che reputo in questo caso una casa di produzione che sta più in alto, la 20th Century Fox. Ora c'è una serie che io amo tantissimo, è una delle mie serie preferite, fantastica, è questa, Homeland. Vedete qua sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stagioni. In totale sono 8 stagioni. La potete trovare completa in questo momento su Disney Plus. Io ve la consiglio perché è straordinaria, veramente. Homeland, Caccia alla spia, poi parla veramente
sembra proprio di fatti reali, siamo dentro, addirittura c'è una puntata dove si parla che i militari americani dovrebbero abbandonare l'Afghanistan, pensate che è vero, è successo veramente, perciò da quanto è reale. Dove sta la polemica? Cioè, la 20th Century Fox mi fa uscire 7 stagioni in Blu-ray, manca l'ultima. L'ultima ho saputo, per vie traverse, che non verrà messa in vendita. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, tu mi hai fatto comprare 7 stagioni e l'ottava non me la fai uscire? Ma stiamo scherzando? Ma cos'è? Ci stai pigliando per il culo? Cioè, scusate proprio, ma l'espressione colorita, ma io lo trovo una roba vergognosa anche in questo caso. Cioè, io, come altri collezionisti, ti compro 7 stagioni e tu l'ottava non la fai uscire perché? Così, ma cioè, ma tu cosa fai? Stiamo scherzando? Tu giochi sui collezionisti perché tanto sai che tanto qualsiasi cosa fai uscire tu la compri. Allora io, quando la 20th Century Fox ha fatto uscire X-File, anche lì altra presa per il culo, fa uscire l'ultima stagione in Blu-ray. Ma mi stai prendendo in giro? Cioè lì praticamente non mi fai uscire il cofanetto che è uscito in tutto il mondo in Blu-ray, noi abbiamo ancora in Italia il cofanetto in DVD, e poi mi fai uscire l'ultima in Blu-ray. Bellissima, altra presa per il culo, e lì io non te la compro allora. Ma guarda, io ragazzi sono veramente furibondo con la 20th Century Fox che mi fa uscire questa stagione e mi ha preso in giro per X-File. Ragazzi, questo appunto, ho tenuto questo angolo della polemica proprio per sfogarmi un po'. Se volete sfogarvi, dire qualcosa, scrivete qua sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ragazzi, noi ci vediamo prossimamente perché ottobre-novembre si presenta veramente ricco di uscite, ma veramente ricchissimo. Bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, a prestissimo. Ciao!